Ciao a tutti, live, più o meno live, da quella che è la mia postazione a bordo campo al Forum di Assago. Sono qui per una partita di Eurolega dell'Olimpia Milano. Questa sera con me la mia XT2, ho appena installato il nuovo firmware, quindi vediamo stasera come andrà, anche se onestamente ho già provato, ho fatto qualche prova, direi che va più che bene. Non ho idea del miglioramento effettivo che questo firmware porterà, stasera me ne renderò conto, anche perché qui al forum c'è una situazione abbastanza particolare. Gli spettatori, come potete vedere, sono abbastanza a ridosso del campo, quindi fotografando da una postazione molto bassa, sono realmente accampato a bordo campo, seduto per terra. Spesso può succedere che i giocatori dalla parte opposta vadano a mischiarsi con i colori del pubblico sullo sfondo, andando ad ingannare l'autofocus. Questo è l'unico problema che potrei avere in una situazione come quella qui del Forum di Assago. Per il resto, qui non è permesso stare sotto canestro, che come sapete è una delle mie postazioni preferite, quindi mi sono scelto quest'angolo all'incrocio tra lato lungo e lato corto e vedremo come andrà. A livello di ottiche, vista la postazione, utilizzerò praticamente e unicamente il 50-140. In attesa dell'inizio della partita, questa è una delle operazioni preliminari, intanto questo per farvi rendere conto dove sono, ovvero la compilazione delle didascalie. È fondamentale perché poi, una volta che sarà iniziata la partita, non ci sarà il tempo di mettersi lì a scrivere tutta la didascalia, quindi nel momento in cui io scarico le immagini, qui il mio computer sarà appoggiato esattamente qui. Una volta che io scarico le immagini, viene applicata immediatamente dal software che utilizzo, che è Photomechanic, la didascalia generica, e io non dovrò far altro che andare a inserire il nome del giocatore. Quindi adesso devo innanzitutto scoprire contro chi giochiamo. Armani Jeans contro Baskonia Victoria Gasteiz, e vado a preparare il file delle didascalie, così poi sarò ancora più rapido nello spedire le foto. Ci rivediamo all'intervallo per una prima idea, una prima impressione di come va il nuovo firmware della mia XT2. A più tardi, ciao! Allora, intervallo qui a Milano, sto giusto ricontrollando le immagini che ho spedito, le faccio vedere anche a voi così capite cosa significa lavorare in tempo reale. Sono 24 le immagini nei primi due quarti che sono riuscito a selezionare e inviare, la posizione non è poi così malvagia, anche grazie ai giocatori come Gerrels, eccolo qua, che è mancino. Bene, niente, altri due quarti e niente, poi si torna a casa. Una partita abbastanza tranquilla, il punteggio è di 49-37, quindi partita anche abbastanza equilibrata, vediamo come andrà a finire. A dopo! La partita è praticamente terminata, sono allontanato al bordo campo per far vedere la stampa. Niente, il nuovo firmware si è dimostrato estremamente stabile, non ho avuto veramente nessun problema, quindi bene, sono soddisfatto. Chiudo questo video con una gallery della partita e niente, al prossimo video. Ciao!